Scontro diretto in chiave playoff al Malservisi Matteini tra Follonica Gavorrano e San Giovannese. 3-4-1-2 per i maremmani, 4-3-1-2 per i valdarnesi, arbitra Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino. Una cinquantina i tifosi ospiti al seguito. Partita che si accende al 12° minuto quando lo russo su calcio di punizione chiama all'intervento Cipriani, con il portiere della San Giovannese che sbatte contro il palo e che si infortuna leggermente per poi riprendere. Nuovo brivido sempre nella stessa porta alla mezz'ora quando su corner dello stesso lo russo Zar, che fa il trequartista, si improvvisa difensore e per poco non fa autorete colpendo la traversa. Al 43° il Follonica Gavorrano spreca una buona occasione con Macchi che, servito dallo russo, preferisce il tiro anziché cercare un compagno di squadra. Cipriani sventa. Il primo tempo si chiude dunque con le reti ancora immacolate, si rientra in campo con gli stessi effettivi del primo e subito ci sono due episodi da moviola da una parte e dall'altra su cui l'arbitro lascia correre. Il primo al 46° con Marcheggiani che va giù in area della San Giovannese ed il secondo al 51° con un presunto tocco di mano di un rosso bianco-blu nella propria area. Il gol che decide il confronto arriva però al 65° quando Macchi serve un pallone d'oro allo russo. Sulla respinta del portiere azzurro irrompe Lepri a fari spenti mettendo in rete Follonica Gavorrano 1, San Giovannese 0. La parte centrale del secondo tempo passa alla cronaca soprattutto per le sostituzioni che non cambiano però granché la fisionomia e l'inerzia della gara. Al 75° l'ex di turno Giacomo Vanni guadagna punizione ai 20 metri. La battuta spetta a Zar che però trova la barriera e rimedia soltanto un corner. All'86° occasione quasi speculare sull'altro fronte con Marcheggiani che viene fermato fallosamente e che poi ci prova sul calcio di punizione conseguente. Cipriani blocca. L'arbitro concede 5 minuti di recupero, ma la situazione non cambia più, finisce 1-0 per il Follonica Gavorrano.